Siamo qui con Ugo Congedo, amministratore dell'agenzia di viaggi sanpietroburgo.it. Allora, qual è l'interesse degli italiani rispetto alla Russia e anche un po' quelle che sono le offerte che voi proponete per visitare non solo la Russia ma anche, vedo, altri paesi dell'area eurasiatica? No, l'interesse è di vecchia data, è legato soprattutto ad elementi culturali che uniscono la Russia e l'Italia. Almeno dalla fine della perestroica la Russia ha sempre più attirato i russi, come al contrario l'Italia attira i russi. In funzione anche di molti gemellaggi che sono creati in questi anni, il flusso turistico è costantemente in crescita. Quindi la proposta si va sempre più differenziando, una forma di turismo è legato più ai viaggi standard, negli ultimi anni si è molto differenziata, le richieste di personalizzazione di viaggi sono aumentate, per cui la nostra organizzazione ha cercato di rispondere alla domanda con una marcata differenziazione dell'offerta rispetto a quello che è il mercato, che di solito offriva viaggi diciamo piuttosto standard. Ecco, perché gli italiani amano così tanto la Russia? Perché è una meta, diciamo, chiamiamola così, un po' esotica, a medio raggio. Quindi senza fare troppe ore d'aereo si raggiunge un paese sicuramente molto diverso dall'Europa, è ancora poco conosciuto e poco visitato, che rispetto al recente passato, diciamo, incute meno timore. E quindi questa voglia di scoprire questo paese culturalmente molto ricco è uno dei fattori principali che portano a... Ultima domanda, quali sono le previsioni per i flussi turistici direzione Russia, ma non solo, per il 2018? I flussi sicuramente in aumento, anche perché in questo periodo il cambio valutario è favorevole diciamo anche all'euro, e quindi questo favorirà sicuramente la crescita intorno all'8-10%, sono le previsioni. Grazie.